Ecco, io chiamerei ora Angelos Papadimitriou, CEO di Coesia, a salire sul palco. Lo accogliamo con un applauso, come giusto che Grazie. sia, e lascio a lei la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Quasi palpabile, visibile nelle vostre teste, una domanda che non avreste mai per la Prada. Chi è Coesia? Vero? Bene. Our world is a complex one, made up of tiny, perfectly synchronized movements. We're a group of innovation-based industrial solutions companies, operating globally and leaders in the sectors of advanced automated machinery, quality inspection and printing systems, precision gears, and high-end production logistics. Our customers are the leading players in the health and beauty, consumer goods, tobacco, aerospace and racing, and electronics industries. The solutions we design and create follow a single concept: the accurate comprehension of our clients' production processes and evolving needs. Each and every step, even the most common one, is studied, analyzed, and constantly reviewed from new perspectives. For this reason, research is worth 6% of our turnover. The passion for high technology and innovation. The respect for communities and people that brings us close to our partners, thanks to our 5,000 collaborators all over the world. The knowledge that helps us meet the demands of the end users who utilize the products we contribute to making. The sense of responsibility that commits us to creating value and achieving results. These are the values that inspire our behavior and guide us. It's thanks to these values that we can contribute to the social, economic, and scientific improvement of the territories we operate in. Because our projects have a long-term perspective. It doesn't matter through which of our activities you met us, whether it was the simplest or the most exceptional, we have always guaranteed passion, knowledge, responsibility, and respect. Coesia. Technology changes the world. Values change it for the better. Bene. Passiamo da un finto accento inglese a un finto accento italiano, con grande piacere da parte mia. E continuo un po' a spiegarvi due o tre cose su Coesia. Noi siamo un'azienda di capitale privato, meccanica, basata a Bologna, globale. Abbiamo tre settori. Ho due settori e una passione, meglio detto, una hobby passionale. Siamo una delle prime aziende nel mondo delle macchine automatiche per l'impacchettamento, dove facciamo il 75% del nostro fatturato. Produciamo e impacchettiamo una serie di cose, da cioccolatini a saponette, a tè, a sigarette, a cosmetici, a lipstick, a una serie di cose. Lavoriamo con alcuni delle più grandi multinazionali e non di settori come cosmetica, healthcare, tabacco, fast moving consumer goods. Abbiamo un secondo settore che si chiama Production Solutions, dove effettivamente nel primo settore abbiamo 6 delle nostre 11 aziende. Nel secondo settore, che fa più o meno un quarto della nostra presenza, abbiamo 4 aziende che fanno logistica di produzione, quindi tutte le movimentazioni dentro di un stabilimento, da semplici nastri trasportatori a sistemi complessissimi di controllo di come si muove il prodotto tra le macchine e dentro lo stabilimento.
tecnologia, alta tecnologia di controllo qualità visivo con telecamere, con track and trace e alta precisione di stampa in linea per il settore farmaceutico con delle stampanti adatte per qualità e esigenze di qualità del settore farmaceutico. Questo secondo settore è stato possibile tramite l'ultima acquisizione che abbiamo fatto al novembre del 2011. 2011 è stato per noi un anno dinamico, è stato un anno importante. Abbiamo fatto 3 acquisizioni: Flexling, un'azienda svedese di più o meno 800 dipendenti e un'azienda leader nella logistica di produzione che adesso fa parte del nostro gruppo. L'ultimo settore è un piccolo settore per noi, piccolissimo. Abbiamo un'azienda che fa ingranaggi e cambi per alcune delle migliori macchine del mondo, Formula 1, Supercar, quest'anno una macchina che io non conoscevo che si chiama Koenigsegg, che si fa in Svezia e credo che costi svariegate centinaia di migliaia di euro, ha vinto l'accelerazione 100-200 km e 0-200 km e 0-300 km usando uno dei nostri cambi. Quindi piccola azienda, alta tecnologia, parte del gruppo. Questi sarebbero un po' i nostri numeri che non li voglio sottolineare molto. Direi semplicemente che questo 6% di ricerca e sviluppo sarebbe più o meno il doppio, se non un po' di più, del settore meccanico. Io dei numeri un po' più alti ho visto nel settore farmaceutico, ma non in tanti altri settori. E la innovazione nostra è stata negli anni molto importante e continua ad essere un'area di grande investimento per l'azienda. Numeri che non sono qua, che descrivono l'azienda, è il fatto che anche pur vendendo solo 3% in Italia della nostra produzione, cioè 97% nel mondo, produciamo 60-70% del nostro valore di produzione in Italia e la gran parte della nostra ricerca, una grande parte della nostra ricerca è basata in Italia. L'altra dinamica è che nel mondo globale ormai siamo molto spostati verso i mercati emergenti. L'anno scorso avremmo fatto più di 40% in Asia, Europa occidentale ha fatto più o meno un terzo, quindi ormai Asia è più grande di Europa occidentale per noi e la tendenza continua. Siamo un'azienda che farà 90 anni l'anno prossimo, siamo passionali dei nostri valori e questi sono i nostri valori: passione, conoscenza, responsabilità, rispetto. Valori che viviamo, che vive il nostro azionista e che pratichiamo tutti i giorni. Ma non sono qua di parlare di Koesia, veramente. Koesia è un'azienda B2B. Siamo contenti quando ci conoscono i nostri clienti e brillanti ingegneri che vogliono lavorare per noi, il resto non importa molto, ma è importante quando uno esprime qualsiasi idea, qualsiasi parere su qualsiasi cosa, un po' di dichiarare qual è il suo punto di vista e spiegare un po' qual è la base di partenza. E per questo credo che era opportuno che facessi qualche minuto su Koesia, anche perché credo che Koesia è un'azienda che rappresenta in un certo senso una grande fetta della industria italiana, basata sulla meccanica, sulla eccellenza, sulla elettronica e sulla integrazione della meccanica e dell'elettronica e della scienza dei materiali che mette il comparto italiano assieme al comparto tedesco in un posto privilegiato a livello mondiale. Oggi tutti parlano della congiuntura. E ovviamente, soprattutto noi europei, parliamo di una crisi. Ci sarebbe una crisi. Nel mio punto di vista, la crisi di fondo è una crisi di un modello sociale evoluto, europeo, che è un po' sfasato con la realtà. È stato drogato con il debito facile e adesso sta pagando le conseguenze. Grecia, credo che il mio paese di origine, è l'esempio assolutamente estremo in tutte le manifestazioni di questo fenomeno generale. Però c'è davvero una crisi, perché io non ho visto un dato negativo nella crescita del PIL mondiale negli ultimi anni. Si è rallentata un po', ma non è andata negativa. Certo c'è una crisi, ma sarebbe magari che ci sia davvero una ridistribuzione di ricchezza?
non è che si stanno giocando sulla scacchiera mondiale i vantaggi dei paesi, delle regioni e delle compagnie? Andiamo a vedere un po' alcuna mossa che io vedrei come mosse sulla scacchiera. America per prima, nonostante essere dichiarata liberista, ha salvato la sua industria automobilistica e l'ha ristrutturato in tempo zero dalla crisi. Nonostante, odiando, fra virgolette, i sussidi dello Stato, ha rifinanziato a tempo zero la sua industria della finanza. Inghilterra ha quasi rischiato di spaccare, esagero un po', Europa per non mollare sulla sua industria finanziaria qualche settimana fa. Settimana scorsa Inghilterra ha annunciato un tasso, una percentuale di imposta di solo 10% per la proprietà intellettuale domiciliata in Inghilterra, scacco matto per la industria farmaceutica. Il giorno dopo GSK ha annunciato che metteva 500 milioni di nuovi investimenti in Inghilterra e assumeva 1000 persone. Ha superato Irlanda, che con 12,5% di imposte attirava tutti questi investimenti. Ha capito che ha fatto male mollare la sua industria e sta scommettendo adesso sulla industria della conoscenza, cioè sta puntando su un sistema fiscale sulle imposte. Germania da 10 anni sta mediando e ammodernando il suo sistema sociale evoluto e cambiando il suo sistema di lavoro, il suo mercato di lavoro, progressivamente sfruttando tassi di interessi di euro tedeschi, di fatto, e un euro indebolito facendo la media, più la ristrutturazione del mercato del lavoro per mettersi in un posto privilegiato sulla scacchiera in quale è. Quindi la Cina sta usando la montagna di cassa che ha per finanziare le sue aziende per uscire nel mondo. Stiamo vivendo una crisi? Sì, certo. Però non è davvero una scacchiera che sta ridistribuendo la ricchezza del mondo? Anche Italia sta in questi mesi facendo una grande scommessa di riposizionarsi nella scacchiera. Le aziende stanno facendo la stessa cosa. Non tutte la stessa cosa, però stanno facendo la stessa cosa. Quindi c'è chi fa M&A perché usa il bilancio forte, c'è chi taglia le spese per mettere la compagnia a salvo, c'è chi delocalizza tutto, c'è chi dismette. Però comunque la dinamica c'è, la ridistribuzione di ricchezza c'è e le aziende che smetteranno di vedere il mondo come una crisi e lo vedranno come una ridistribuzione vedranno opportunità. E di opportunità ce ne sono. Noi all'inizio del 2010 abbiamo scelto un percorso di cogliere le opportunità che vedevamo noi come azienda. E qualsiasi percorso deve partire con una dichiarazione d'ambizione. Abbiamo detto nel 2010 che volevamo raddoppiare il fatturato dell'azienda, non i profitti, fatturato, perché i profitti puoi anche scappare e fare altre cose, fatturato fai fatica. Raddoppiare il fatturato dell'azienda in 5 anni, entro 2015. Folle. Non basato su tanta analisi. Folle. Possibile. Assolutamente sconfortante. Nessuno spazio, se tu veramente ci credi su quello che dici, nessuno spazio per nessuno di nascondersi. Assolutamente impossibile. Impossibile farlo organicamente solo, e impossibile farlo solo con M&A se non vuoi buttare per aria il bilancio dell'azienda. Quindi impossibile di farlo con una singola strategia, impossibile di nascondersi. E abbiamo messo a punto una strategia. Dopo, alla fine, la strategia è il modo in cui tu metti assieme elementi normali, banali, ben conosciuti a tutti, qualche elemento distintivo della propria azienda per creare asimmetria nei confronti dei tuoi concorrenti o un'asimmetria che ti permette di servire i tuoi clienti meglio. Stiamo puntando molto sull'innovazione e siamo abbastanza dirompenti. Ho detto prima che abbiamo
quasi raddoppiamo i nostri concorrenti su intensità di innovazione. L'innovazione non è un processo efficiente, se vai a fare innovazione efficiente fai niente, fai un buco nell'acqua. L'innovazione è un processo inefficiente, se va bene è efficace, però è inefficiente. Non è un processo centralizzato, è un processo organizzativamente che va intelligentemente decentralizzato, è un processo in cui quello che può fare un gruppo che sta in n settori e in 6 paesi come bandiera di headquarters delle proprie aziende non è lo stesso che quello che può fare magari un gruppo che ha un'azienda sta in un paese. Quello che fa un gruppo da 1 miliardo non è lo stesso che quello che può fare un gruppo da 100 milioni. Quello che fa un gruppo basato in un paese, magari con l'accesso che abbiamo noi qua, non è lo stesso di quello che può fare un gruppo basato in Shanghai. In questa simmetria si deve trovare il modo per essere dirompenti nei confronti dei clienti e nei confronti dei concorrenti. Footprint globale, si parla moltissimo di delocalizzazione. Per quanto riguarda me, il punto di vista che rappresento qua, questa è una parola secondo me ormai banale e che non ha senso, perché alla fine se fai innovazione e devi avere qualcuno con uno schermo che disegna in Italia qualcosa di difficile, che qualcuno usa la macchina utensili in Indonesia per fare qualcosa di estremamente avanzato e molto difficile, che qualcuno lo assembla in Malesia, che dopo non funziona perché mai funziona se spingi la macchina, che dopo devi fare la quadra fra questi tre che devono fare 1000 chilometri per vedersi, non so se la delocalizzazione è efficienza o è un problema. Globalizzazione per noi è essere presenti per i nostri clienti dappertutto, essere globali nel senso di poter costruire cose in Brasile per Brasile o per Latin America, in Cina per la Cina, magari modificando il prodotto per adattarsi al mercato, ma essere anche in grado di essere competitivi facendo la maggior parte del lavoro, della innovazione e la messa assieme della innovazione dove abbiamo la massa critica innovativa. In Italia, una seconda base nostra molto innovativa è la Svezia, dove abbiamo 2 aziende, una terza base per noi molto innovativa e la Barcellona in Spagna, dove abbiamo un'altra azienda. Però non puoi pensare, se fai questo, di spaccare l'azienda in 1000 pezzi e di mandare per email i comandamenti e aspettare di stare avanti. C'è qualcuno che farà questo lavoro molto meglio, avendo anche la testa dell'azienda in Cina. Quando hai molti segmenti e molti settori, devi veramente capire come cresci per segmento e devi essere disposto di entrare e di uscire, di comprare e di vendere, di togliere problemi, di aggiungere opportunità. È una cosa che fai meglio se hai un bilancio forte. Comunque qualsiasi cosa fai devi stare molto attento dei segmenti in cui ti metti. L'efficienza va sempre, non puoi mollare mai se vuoi liberare capitale per fare il resto. E alla fine, se vuoi essere un'azienda globale, pur basato in Italia, devi avere la capacità di attrarre una squadra forte, dinamica, globale. I francesi devono essere contenti di stare nella tua azienda, i tedeschi, i svizzeri, i svedesi. Devi trovare la quadra perché queste persone vogliono fare la battaglia per l'azienda. E su questo c'è un grandissimo lavoro che si fa, che si deve fare, e questo deve essere un pilastro, e lo è per la nostra strategia. Gli elementi, tante volte dice, ma quindi volete raddoppiare l'azienda, vediamo adesso, ma prima sistemiamo la squadra e dopo riorganizziamo un po' le operazioni e dopo, quando siamo pronti, partiamo con l'M&A. Ma non si fa così. Il mercato non ti aspetta. Intanto devi andare in parallelo. Non è che fai la squadra perfetta e dopo vinci il campionato europeo. Vai avanti con una squadra buona, vinci, dopo diventi migliore e migliore e migliore. E quindi per noi il concetto di accelerare e accelerare molteplici dimensioni in parallelo è veramente un elemento della strategia. Crea pressione, crea tensione. Sapete cosa? Meglio attraversare fuoco a 200 km a ora che a 45. È più sicuro.
Perché quando acceleri e quando sfidi, ti arrivano tutti questi dilemmi, no? I primi che vi dicevo, che secondo me sono tutti falsi, no? Sono tutti falsi questi dilemmi. Territorio globale, ma focalizzerai sui profitti o su crescere le vendite? Sapete cosa? Il mercato ti dirà fin dove puoi andare e tante volte devi essere disposto a negare i falsi dilemmi e di dire, sapete cosa? Genereremo più cassa perché c'è spazio, useremo la cassa per acquisizioni, nel parallelo genereremo più margine perché c'è spazio e nel parallelo investiremo nei nostri segmenti vincenti per crescere le vendite. E sapete cosa? Lo faremo. Perché o si fa così o sei fuori mercato. Io penso, e finisco qua, che nell'ottica di vivere un processo di ridistribuzione di ricchezza nel mondo, io penso che stiamo andando comunque verso una reindustrializzazione dell'Europa. La ricchezza finanziaria e il reddito finanziario viene solo dopo periodi di grande produzione primaria e di produzione di ricchezza vera. Italia oggi si preoccupa molto del reddito finanziario. Il reddito finanziario che ha l'Italia oggi viene da 20, 30, 40 anni di vera produzione di ricchezza, di crescita, di marchi, di aziende globali, tali quali abbiamo visto qua oggi ed altre, che ha accumulato ricchezza che noi oggi siamo preoccupati a gestire. Ma sapete cosa? La ricchezza migra, o si continua o migra. L'Inghilterra l'ha capito, ha abbandonato il suo settore meccanico nel passaggio degli anni Ottanta, ha pensato che ha trovato l'uovo di Colombo e adesso sta cercando di salvare quello che può, almeno si stanno muovendo. Finiremo a una Europa reindustrializzata. Europa ha un sacco di capitale umano, mediamente l'Europa ha un capitale umano che sfida facilmente anche quello dell'America e certamente il governo cinese sognerebbe di avere una scolarità media, una cultura media di quella europea. Ci sono competenze, ci sono segmenti, ci sono industrie, c'è ricchezza, c'è capacità di reazione e la reazione ci sarà. I svedesi hanno quasi fallito il loro modello sociale 15 anni fa, 20, oggi sono in avanzo primario, mi dicono che 2 anni fa hanno restituito imposte ai contribuenti perché hanno avuto un avanzo e cioè l'anno prossimo hanno mandato indietro un assegno ai contribuenti. Hanno affrontato i loro problemi, loro ci saranno, i tedeschi l'hanno fatto da 10 anni, l'Europa ci sarà. La domanda è dove saranno i prossimi distretti meccanici? Sarà Stoccarda e Bologna come oggi? Sarà Torino un polo per l'auto? Sarà Milano ancora il polo per la moda? Eccetera, eccetera, eccetera. E lì ce la giocheremo. Secondo me le opportunità sono più che i problemi. Chi vede problemi e rischi si va a nascondere, chi vede opportunità li va a cogliere. Spero di aver illustrato molto umilmente un piccolo esempio di uno sforzo di giocare con queste regole di una di tante aziende di eccellenza italiana. Vi ringrazio molto della vostra attenzione. Grazie. Grazie. Grazie mille. Anche qui solo 2 parole mentre attrezziamo per l'ultimo ospite, il penultimo ospite della giornata, il tema della crisi vista come un momento di redistribuzione, quindi che offre opportunità di crescita e di sviluppo a chi sa cogliere, sicuramente è un tema molto interessante. E poi direi ormai da molte voci emerge quasi un coro, il mercato non ti aspetta, bisogna lavorare sul tempo, essere presenti, giocare sulle competenze e direi che la chiusura positiva sul fatto che ancora una volta se si lavora con determinazione ce la si può fare è quella a cui tutti noi crediamo.